Signore e signori, bentornati. Questo è un video a cui tengo particolarmente, perché secondo me è un contenuto di alta qualità che ritengo molto istruttivo e che soprattutto è in grado di farvi imparare qualcosa. Voi, quando avrete finito di guardare questo video, sarete più forti di prima di aver cominciato a guardare questo video. Non è il classico trucchetto sulla meccanica di gioco di cui abusare, sulla tattica da copiare, che sono comunque contenuti interessanti e che voglio portarvi perché vi aiutano. Però quelli vi aiutano sul breve termine. Questi sono investimenti che voi fate sul lungo termine perché vi insegnano qualcosa, perché vi permettono di diventare più bravi, dei migliori giocatori di FC. Tra l'altro, le clip che vedete in questo video sono registrate su ProClub, e chiaramente alcuni concetti sono applicabili solo a Pro Club o alla Coop 2v2, ma tantissimi altri concetti, quasi tutti in realtà, sono assolutamente applicabili anche nelle partite uno contro uno. Quindi questo è un video che secondo me può essere interessante veramente per tutti quanti. Ma detto questo, non mi voglio perdere ulteriormente in lunghe introduzioni inutili, le premesse importanti le ho fatte, andiamo al core del video, andiamo ad analizzare delle azioni che sfrutterò per spiegarvi dei concetti. La prima azione che voglio mostrarvi è questa, prima ve la faccio vedere fino alla fine nella sua completezza, dopodiché l'andiamo ad analizzare nel dettaglio. Può sembrare un gol banale, per certi versi lo è, ma ci sono degli errori importanti, un errore in particolare importante, che mi dà l'occasione di spiegarvi un concetto fondamentale di FC, che vale sia per Pro Club sia per giocatore singolo, tra l'altro. Ok, riguardiamo l'azione dall'inizio. Qui John Wick e Chandler recuperano il pallone, Fungo imposta l'azione servendo correttamente Giampo, e qui, guardate un po', questa è una situazione tipica che si crea sempre in tutte le partite. Ci sono quattro difensori e di conseguenza tre spazi tra di essi. Primo spazio, secondo spazio, terzo spazio. Ognuno attacca uno spazio, quindi abbiamo Caparezza all'esterno destro che attacca questo, Fabio la punta che va ad attaccare questo spazio ed infine Schè che dovrebbe attaccare questo spazio. Tuttavia quello che non succede è proprio quest'ultima aggressione di spazio, perché Schè, il nostro esterno sinistro, invece decide di andare in questa direzione. Perché è un errore? Perché non dovete mai e poi mai eseguire lo stesso identico movimento di un compagno di squadra. Questo vale su Pro Club, dove i vostri compagni di squadra sono umani, ma vale anche negli uno contro uno, nei due contro due, eccetera, dove i vostri compagni di squadra magari sono dei bot controllati dall'intelligenza artificiale. Ma comunque non bisogna andargli addosso. Perché? Perché quello che succede è che se Schè va di qua, i due difensori possono convergere tutti e due nello stesso punto e riescono molto facilmente, grazie al raddoppio, a recuperare la palla. Poi, in questo caso, con un po' di fortuna, quello che succede è che Giampo serve bene Fabio, Schè fortunatamente interrompe la corsa per non andargli proprio davanti, ostruirgli addirittura il tiro, e quindi segniamo lo stesso. Ma probabilmente con dei difensori umani in Pro Club o in uno contro uno con una persona che controlla effettivamente i difensori, questo non succede. Questo non succede perché il giocatore va a fare questo movimento e il gol viene perso. Ovviamente qui è successo a Schè, ma capita un po' a tutti quanti, gli errori sono comunissimi. Se voi iniziate a riguardarvi le partite, vi mettete le mani nei capelli. Io ovviamente no, perché gioco benissimo o perché sono pelato, ma decidete voi. Comunque, capitano tutti gli errori, non si sta colpevolizzando nessuno, eh? Occhio. Comunque, qui si poteva creare quella densità di campo, ma soprattutto la cosa ancora più impressionante è che se Skeletor avesse effettuato l'altro movimento, quindi se avesse attaccato questo spazio, avremmo avuto lui che si trova qui, Giampo che potrebbe addirittura provare un filtrante difficile, ma non impossibile assolutamente, e Schè poi da qua si ritrova o in uno contro uno pronto a tirare in porta, o più probabilmente potrebbe servire con un passaggino semplice
Caparezza, l'esterno destro, o magari Fabio, insomma qualcuno che va ad inserirsi, o magari io che mi fermo al limite dell'area con lo scarico dietro, insomma tantissime possibilità per il gol. Ma questo non accade perché invece fanno tutti e due lo stesso movimento, o meglio attaccano tutti e due la stessa zona di campo, e questo è un errore importante che non dovete ripetere né in pro club né in uno contro uno. La seconda azione che vado a mostrarvi è simile a quello di prima, nel senso in cui si ripete lo stesso errore, ma questa volta in modo leggermente più complesso. Quindi, avendo già la spiegazione di prima, secondo me potete notare ancora meglio, apprezzare ancora meglio determinati concetti. Allora, questo era il gol. Lo andiamo a riguardare velocemente. Qui partiamo dal kick-off ed ecco qua il momento cruciale. Il momento cruciale è questo qui, perché ci sono io, questa volta sono io a sbagliare in blu, che vado ad attaccare questo spazio qui. Uno spazio che però sta attaccando anche la punta. Ed è vero che pochi istanti prima sembrava rivolto dall'altra parte, quindi sembrava fuori tempo e quindi sembrava che dovesse essere io ad andare di qua, ma in realtà, se voi prestate attenzione, qui la difesa è abbastanza fitta, quindi è inutile che io COC vada a sbattere contro questo muro. Probabilmente quello che avrei dovuto fare sarebbe stato semplicemente fermarmi per rendermi disponibile per un eventuale passaggio di scarico o altro, ma ho commesso lo stesso errore che ha commesso Ske prima. Tra l'altro credo, ma non ne sono per nulla sicuro, che il viola in questo caso sia sempre Ske, l'esterno sinistro. Comunque effettuo questo movimento, tant'è che rischio in primo luogo di rubare la palla alla punta. In secondo luogo rischio di intercettare un eventuale tiro di prima, anzi sicuramente lo avrei intercettato, e poi gli porto gli uomini addosso ed è solo una questione di fortuna se qua si libera questo piccolo varco che poi è stato sfruttato bene da Campana per il tiro in porta. Ma ribadisco, è stato un colpo di fortuna, qui ho sbagliato io. Ma come vi dicevo, è un pochino più complesso rispetto a prima questo errore. Perché? Perché è quasi una conseguenza di un altro sbaglio, in questo caso sempre dell'esterno sinistro, non mi ricordo chi è, perdonatemi, che decide di attaccare qui, dove invece sarei potuto andare io. Ma io non ci vado perché vedo che c'è già lui che sta andando di qua. Mentre il movimento migliore in questo caso, dato che ci sono io disponibile ad attaccare questo spazio, sarebbe di allargarsi e sfruttare l'ampiezza. Anche perché abbiamo questo difensore qui che distrugge la linea del fuorigioco, quindi poi primo rivolto così potrebbe tentare un bel filtrante alto per Ske. Quindi lui va di qua e primo lo serve con un bel filtrante alto. Poi da qui può andare in porta come prima, passare dal centro, può fare tante cose. Lui però non ci fa caso, decide quindi comunque di accentrarsi e poi dopo si accorge dell'errore in realtà e prova a tornare indietro, però ormai è tardi e l'azione è andata così. Perché dicevo un pochino più complesso? Perché dovete anche far caso al fatto che se non ci fossi stato io sarebbe stato anche corretto per l'esterno sinistro andare di qua, perché poi magari lui si allargava o io mi allargavo, ma dato che qua ci sono già io, è un doppio errore questo. Quindi attenzione a guardare sempre non solo quello che state facendo voi, ma anche la direzione di corsa in cui stanno andando gli avversari, e fate caso a tutti i varchi, e ogni persona deve andare in un varco, non due persone nello stesso varco. Importantissimo. Continuiamo incrementando di un ulteriore livello la complessità dell'azione, il che ovviamente mi dà anche l'opportunità di farvi capire come dovreste ragionare mentre giocate, dove dovete guardare e come fate a scegliere che cosa fare. Torniamo indietro, riavvolgiamo il famoso nastro. Ci troviamo qui, io ricevo il passaggio di Ske e sono in mezzo al campo. E qui può succedere di tutto. L'azione è ancora apertissima, ci sono tanti movimenti da fare, passaggi che si possono effettuare, scelte da compiere, ma come faccio a capire qual è la soluzione migliore? Quello, cosa dovrebbe passare per la vostra testa in una situazione di questo tipo?
La prima cosa, secondo me, che io vi consiglierei è di analizzare quali sono gli spazi che si possono attaccare. E qui noi vediamo che ne abbiamo uno qua, vediamo che c'è una voragine da questa parte ed infine abbiamo uno spazio anche di qua. Chiaramente gli spazi che si creano sulle fasce, sull'esterno del campo, hanno un valore minore rispetto agli spazi centrali. Perché? Perché di là abbiamo la linea laterale e la linea di fondo che giocano contro di noi quando siamo in possesso di palla, quindi per la squadra avversaria è più facile andare al raddoppio e recuperare la palla in queste posizioni. Inoltre, dall'esterno del campo non possiamo andare al tiro, le nostre opzioni di passaggio sono più limitate e quindi ci sono poche opzioni a nostra disposizione, motivo per il quale, un po' come a scacchi, io sono un appassionato di scacchi, ma se lo siete anche voi, noterete che sono tantissime analogie. Controllare il centro è fondamentale. Detto questo, comunque, è uno spazio di cui tenere conto, perché certo avrà un valore minore, ma è comunque uno spazio. Come dovreste ragionare? Diciamo che voi siete in questo caso l'esterno destro, il giallo, ok? Primo. E vedete che vicino a voi avete questo spazio, ma anche questo spazio. Come capire quale dei due attaccare, se attaccarne qualcuno? Io noto, prima cosa, che la punta campana sta attaccando questo spazio, quindi sta facendo questo movimento. Di conseguenza, questo spazio qui potenzialmente è libero, ma c'è qualcun altro che potrebbe andarci? Sì, c'è qualcun altro, perché abbiamo il CDC che può andare in questa direzione e che sta andando in questa direzione ed è sicuramente più efficiente per lui andare di qua piuttosto che andare sull'esterno. Quindi io esterno destro, dopo aver effettuato questo ragionamento e aver visto quali sono gli spazi, questo è occupato, questo è meglio lasciarlo libero per qualcun altro e allora io dovrei attaccare l'ampiezza del campo. Stesso ragionamento ovviamente per tutti. Se io sono il CDC, capisco che lui deve andare qua, che lui sta già andando qua. E quindi io sicuramente vado di qua, anche perché in questo modo offre anche un'opzione di passaggio importante al portatore di palla, che in questo caso sono io. Mentre se io sono l'attaccante, ovviamente vedo una voragine da questa parte, vedo che lui può andare qua, vedo che lui può andare qua, è giusto attaccare in questa direzione. Anche se, perché in realtà no, è l'unica opzione giusta, perché? Perché poi abbiamo l'ultimo giocatore da analizzare, ovvero l'esterno sinistro, Skeletor. Che cosa può fare? Può provare ad infilarsi qui in mezzo, è vero, ma è un tentativo che vale la pena fare? Ci sono ben tre giocatori su di lui. Non riuscirà mai a superarli tutti e ad infilarsi qua. Quindi, probabilmente la cosa migliore da fare per lui è mettersi in questa zona di campo per offrirmi un'opzione di passaggio e poi eventualmente attaccare sulla fascia. Tra l'altro, una cosa importante da notare è che generalmente l'esterno che è sul lato del pallone deve allargarsi, mentre tante volte quello che non è sul lato del pallone può permettersi di tagliare verso il centro. Ora, in questo caso specifico abbiamo visto che per lui è più conveniente allargarsi. Però non sarebbe stato tremendamente sbagliato andare di qua, ok? Mentre chi sta sul lato del portatore di palla, quindi leggermente sulla sinistra, sono io, dovrebbe allargarsi perché altrimenti mi va a portare gli uomini addosso. Porta gli uomini a chi sta conducendo palla. Quindi questo è quello che dovrebbe andare un po' nel vostro cervello durante queste situazioni. Ora, purtroppo, abbiamo Skeletor che non si allarga, ma va da questa parte. E sono comunque cose che possono succedere perché prima ho sbagliato io, come avete visto, in tante altre occasioni tutti sbagliano. Vi invito davvero a riguardarvi le vostre partite perché noterete una quantità immensa di occasioni che non avete sfruttato e che non avete visto. Perché il gioco, signori miei, è veloce, la palla si muove rapidamente, i giocatori si muovono rapidamente. In tempo reale, analizzare tutto questo è complicato. Noi adesso abbiamo messo in pausa, andiamo al rallentatore. Così è normale che è più facile. Comunque, detto questo, andiamo avanti. Io qui sarò onesto, volevo provare un passaggio difficilissimo per la punta. Mi esce invece un passaggio per Skè, che poi comunque va a buon fine con un colpo di fortuna, ma è un colpo di fortuna. Io
qua avrei dovuto servire o Schè se si fosse allargato sulla sinistra, o ancora meglio, opzione preferibile tutta la vita, allargare di qua, perché qua c'è un sacco di spazio e dopo lui può decidere se servire la punta di qua, di prima, passaggio devastante, se servire primo l'esterno destro che si allarga da questa parte, o magari se questo difensore va di qua a seguire lui e questo difensore va di qua a seguire lui, allora lui può andare dritto per dritto e andare anche a tirare. Io qui ho sbagliato nettamente, per quello vi dicevo anche prima, è facile parlare adesso in tempo reale, è tutto diverso, ma siamo qui apposta. La situazione va in questo modo qui, il pallone comunque arriva a Schè e poi c'è il movimento molto intelligente della punta. La punta che stava andando di qua, accortasi di quello che è successo, decide di interrompere l'azione ed effettuare un contromovimento. I contromovimenti sono importantissimi perché così facendo lui si sgancia dalla marcatura di questo giocatore e anche di questi due che però sono già su Schè, quindi contano relativamente. E infatti che succede? Che una volta che si è sganciato, lui può ricevere il cross di Schè. Se lui non si fosse sganciato dalla sua marcatura, ce l'avrebbe avuto addosso e non sarebbe mai arrivato a colpirla di testa. Poi è stato anche bravo Schè ad effettuare un buon traversone, c'è stata una grande componente di fortuna, indubbiamente, in questa azione, perché gli errori sono stati commessi da me, da Skeletor, da vari elementi. Però poi c'è stato anche lo sgancio di marcatura, sganciamento forse, dell'attaccante che poi si è liberato per il colpo di testa. Ma qui quello che mi preme è farvi capire come dovete ragionare durante l'azione. E il primo step, secondo me, è sempre capire quali sono gli spazi. 1, 2 e 3. E chi può e deve attaccare ciascuno spazio, ok? Poi se vogliamo qui c'è anche un quarto spazio, anzi qua è il quarto spazio, che è quello che dovrebbe attaccare Schè. Trovate gli spazi dove non ci sono giocatori, capite se siete davvero voi a dover attaccare quello spazio e poi agite di conseguenza. Questa è la lezione che voglio trasmettervi con questo video. Come dicevo nell'introduzione, questo video è particolarmente importante per me. Mi piacerebbe che diventasse una serie, un format, in cui poi magari voi mi inviate le vostre clip e io le vado ad analizzare, o continuo sempre ad analizzare le mie clip personali, quelle di ProClub e così via. Perché? Perché questo tipo di contenuti vi rendono più bravi nel gioco, vi fanno migliorare. Voi, guardando questo video, avete imparato qualcosa. Ma in pochi su YouTube offrono contenuti di questo tipo. Perché? Perché non fanno visualizzazioni, detta come va detta. Perché quasi tutti cercano solo la formuletta magica, la tattica da copiare, la meccanica di gioco buggata di cui abusare, ma sono tutti mezzucci che magari vi fanno fare qualche gol in più, ma che sul lungo termine non ripagano. Perché sul lungo termine voi non siete più forti nemmeno di un pochetto rispetto a prima. Mentre guardando contenuti di questo tipo voi migliorate e un passettino alla volta diventate realmente forti. Però serve la pazienza e la volontà di impegnarsi un minimo ad imparare a leggere le azioni di gioco, ad effettuare un certo tipo di movimenti e così via. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, è fondamentale per me che voi vi iscriviate al canale e lasciate un bel like. E poi se vi va anche un commento in cui mi dite cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, perché anche quello, anzi forse ancora di più, è importante per me, e in base ai vostri feedback io deciderò se far diventare questo format effettivamente una serie di video oppure se interromperla e invece dedicarmi a contenuti che vi piacciono maggiormente. In ogni caso io vi ringrazio immensamente per l'attenzione che mi avete dedicato arrivando fino a questo punto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.